fare, come sapete, siamo sulla dirittura d'arrivo del 42esimo anniversario dell'apparizione della Madonna Medjugorje. E vi ho già spiegato ieri qual è l'indicazione fondamentale che ci dà la Chiesa riguardo a Medjugorje, cioè noi possiamo credere o non credere alle apparizioni, ai veggenti, ai messaggi. Dobbiamo perché la Chiesa lascia libera di credere o di non credere, dobbiamo ovviamente essere consapevoli che la Chiesa non ha ancora dato un responso, almeno completo, sulla, non ha dato un responso, meglio dire così, sull'origine soprannaturale delle apparizioni, ma è comunque in una fase che ormai è già dall'inizio e che è andata incrementandosi di sollecitudine pastorale, perché Medjugorje è diventato un grande centro di spiritualità e di conversione, ovviamente. Allora, oggi invece vorrei spendere due parole. So che quelli, i nostri ascoltatori, non ne hanno bisogno, però vale la pena sottolinearle. E sull'alto grado di credibilità razionale che ha Medjugorje, cioè io vedo il perverso atteggiamento di certi mass media che in questi tempi hanno accostato pagliacciate solenni con le apparizioni di Medjugorje. È una tattica infame che ovviamente la dice lunga sulla serietà professionale che non c'è di tanti mass media. Cioè Medjugorje, la credibilità di Medjugorje è stata acquistata nel tempo dalla serietà stessa delle apparizioni, dalla serietà dei veggenti, dalla serietà dei messaggi, dalla serietà della popolazione locale che ha aderito, dalla serietà, diciamo così, delle conversioni che ha suscitato in tutto il mondo. Intanto, in tempi come il nostro, in cui il tempo corre veloce, 42 anni sono tanti, eppure Medjugorje è ancora in una fase di grande primavera, ancora oggi. È una pianta viva che non fa che crescere e dilatarsi e raggiunge ogni parte del mondo. Basta vedere i sacerdoti che partecipano a questa primavera da ogni parte del mondo, a migliaia ogni mese, fino a 40.000 in un anno. I pellegrini, anch'essi, vengono da ogni parte del mondo. Ormai sta riprendendo questa presenza dei pellegrini ai livelli di prima del Covid. Questo indica una vitalità che è inutile, non bisogna fare, dobbiamo essere, a mio parere, dobbiamo essere persone, come dire, serie. Cioè non possiamo giocare con le parole. Cioè a questi fenomeni va data una spiegazione. Non una spiegazione qualsiasi. Se ci sono degli effetti, va data una causa proporzionata. Se io prendo un'isolazione, non posso dire che l'ho presa di notte, perché di notte non c'è il sole. Quindi sarebbe importante che si incominciasse a ragionare. Invece c'è la tattica della disinformazione, la tattica della calunnia, la tattica della, come dire, della denigrazione, e attraverso la dittatura dei mass media. E questa è una cosa, diciamo, soprattutto in Italia, è una cosa che non ci fa onore. Allora, elenchiamo i motivi di credibilità di queste apparizioni. Prima di tutto la lunghezza del tempo. Cioè, noi vediamo che in 42 anni, se non ci fosse all'origine un'esperienza spirituale molto forte e continua nel tempo, questo fenomeno sarebbe terminato fin dai primi mesi. Cioè, se fosse la teoria dell'inganno, lasciamola a chi fa i film, diciamo,
a chi fa i film non esiste una teoria dell'inganno per quanto riguarda le apparizioni di Medjugorje. Sì, esiste per quelli che sono mai andati, ma chi è andato, ha visto, ha veduto, ha parlato, la teoria dell'inganno non esiste. Poi la teoria che, scusate, abbiate pazienza, ma insomma, siamo tutti persone che hanno fatto le scuole elementari, le scuole medie, le scuole superiori, abbiamo fatto anche l'università, abbiamo preso anche magari 2 o 3 lauree, non siamo degli analfabeti per venirsi a dire che i veggenti si inventano i messaggi, o per venirsi a dire che i messaggi sono una produzione inconscia dei veggenti. Sono 6 ragazzi, erano 6 ragazzi, sono 6 uomini che hanno avuto figli, hanno i nipoti, che hanno avuto messaggi durante questi 42 anni. Questi messaggi li hanno dati perché li hanno ascoltati, li ha dati la Madonna, li hanno ascoltati. Scusate, ma io questa domanda l'ho posta al vescovo di Mostar. Scusi, eccellenza, da chi vengono i messaggi, secondo lei? Lo fa, i messaggi sono evangelici padri, però li fanno i frati. Io, chi va a Medjugorje sa benissimo quanti frati sono passati, e non so se tutti credessero proprio davvero alle apparizioni. Comunque col passare del tempo quelli che sopravvengono non hanno più quelle conoscenze che ha avuto la gente dell'inizio, eppure c'è una continuità nei messaggi nel tempo, e anche nel fatto che i ragazzi prima erano giovani e adesso sono avanti negli anni. Tuttavia noi vediamo che i messaggi hanno una loro struttura sempre uguale a quella originaria. E poi, pur essendo 6, perché la Madonna ha dato i messaggi a tutte e 6, dai messaggi a tutte e 6, è molto libera di dare i messaggi, sono tutti convergenti. Non è che la Madonna dà un messaggio a uno e gli fa dire il contrario all'altro. Non è mai accaduto. Non c'è mai stata una sola volta in cui i messaggi non fossero, come dire, convergenti, concordi, in quanto è evidente che vengono tutti dalla medesima persona. Sono 6 veggenti, ma è l'unica la persona che dà i messaggi. Ora, sull'origine dei messaggi bisogna dire parole sensate, non parole campate per aria. Allora, non vengono dei ragazzi, sono troppo superiori alle loro capacità. Io dico la verità, io i messaggi li studio, li leggo da sempre, ma io mi sono sempre ritenuto infinitamente inferiore ai messaggi. Cioè, ho sempre ritenuto che non sarei mai riuscito ad arrivare a dire cose di questo genere. Cioè, sicuramente sovrastano la mia mente, le mie capacità, sovrastano quello che è una statura media, una statura intellettuale media, non c'è niente da fare. Dunque, messaggi di elevatissimi, di spiritualità, messaggi che contengono profezie che si sono già realizzate. Se uno segue l'apparizione fin dall'inizio, la Madonna ha fatto già tante profezie che si sono realizzate. E poi sono messaggi che sono perfettamente cattolici. Il vescovo me l'ha detto, sono evangelici i padri, però li fanno i frati. Vabbè, insomma, questa è una cosa che ha detto lui, ma non è vera, si è sbagliato. Allora, non c'è nessuna contraddizione, non c'è nessun errore teologico. Non c'è nessun errore teologico, ma guardate che se uno vuole essere pignolo e prende in mano anche un bel libro che magari ha una buona diffusione, magari fatta anche la personalità di alto livello, state tranquilli, se uno lo legge con puntiglio qualche errore teologico lo trova, magari qualche errore di fede. Io una volta, scusate, mi permetto di dirlo, non offendo nessuno, avevo a Radio Maria, che trasmetteva non qui ma da online, un teologo di prima classe, conosciuto in tutto il mondo, tuttora vivente, che tranquillamente ha negato la virginità della Madonna durante il parto.
Io sono rimasto allibito. Sono andato subito a cercare il catechismo della Chiesa Cattolica. Ho telefonato a un telefono che sapevo che era vicino al suo. Lui stesso mi ha risposto. E gli ho detto: scusi padre, ma guardi, adesso lei mi fa un favore. Lega il numero, le leggo io il numero del catechismo della Chiesa Cattolica, lei lo dica in radio. Lui ha letto io il numero del catechismo della Chiesa Cattolica e poi umilmente in radio ha detto: mi sono sbagliato, chiedo scusa, chiedo perdono. Oh. Allora, voi cercate col colino in mano, come dice, mi pare, il Signore, no? Una sola parola fuori posto nei messaggi della Madonna. Ci potrà essere qualche traduzione malfatta, qualche cosa, ma non c'è nulla che tu possa contestare. Nulla. Come lo spieghi questo? Quindi cominciamo a dire, cioè, il fatto dei veggenti che dopo 42 anni sono persone assolutamente credibili, sono persone serie, chi li conosce bene sa che sono un po' al di sopra del livello comune di spiritualità, sono un po' al di sopra, non c'è dubbio. Non è che siano santi, quello ci penserà la Chiesa, però insomma sono persone costanti, sono persone che sono durate nel tempo, sono persone che hanno subito persecuzioni i primi 10 anni, loro e la loro famiglia, sono persone che hanno avuto anche una vita travagliata e comunque hanno messo in piedi delle famiglie e comunque le hanno tenute in piedi queste famiglie fino adesso, e sono sempre stati fedeli a quello che la Madonna ha deciso. Cioè, tu hai la pari tutti i giorni, tu non hai più tutti i giorni, le avrai una volta all'anno. Pianti perché non vedrà più la Madonna per tanto tempo. Sapevo Miriana quanto piange dopo l'apparizione che ha una volta all'anno. Cioè, tutto questo è la Madonna che decide tutto. Come spiegate queste cose? Cioè, datemi delle spiegazioni, per cortesia. Non fate affermazioni apodittiche, cioè affermazioni senza dimostrazioni, no. Cioè, spiegatemi la continuità dei veggenti, la stabilità dei veggenti, il fatto che i veggenti, cosa dire, secondo me i veggenti sono produttori di messaggi perché se ne sono di notte, non lo so, spiegate l'origine dei messaggi, spiegate la stabilità psicologica esistenziale dei veggenti, spiegate il fatto che i messaggi hanno nessun errore, spiegate perché hanno tante profezie che si realizzano. Spiegate perché sono una fonte di spiritualità a cui attingono milioni di persone. Spiegatemi il fenomeno dell'apparizione. Io posso dire, sono fra quelli che ha avuto la possibilità. Non ho avuto bisogno di fare quello che ha fatto l'equipe medica, che hanno messo dei macchinari al cervello, alla gola, eccetera, per studiare tutto. Io molto semplicemente ho avuto la possibilità, improvvisa, mentre stavo parlando, pregando con Vischi il Rosario, che è apparsa la Madonna. Lei non è caduta in ginocchio, poi me l'ha spiegato il perché. Perché era stata appena operata dall'appendicite, la Madonna le ha detto, stai in piedi. E Vischi è rimasta in piedi e io in ginocchio vicino a lei. L'apparizione è durata 45 minuti, potevo dire altro di più perché purtroppo poi era fuori dall'orario dell'apparizione, era verso le 5, 5 meno qualcosa, l'apparizione alle 6 meno un quarto. Purtroppo alle 6 meno un quarto è venuta sua sorella, eravamo nella stanza dell'apparizione, la sua sorella ha aperto la porta, la Madonna è scomparsa, vabbè, pazienza. Però insomma ho avuto 45 minuti di tempo per vedere un'apparizione. Dunque, fenomeno primo, Vischa parla e non si sente la voce, si sente schioccare le labbra, ha parlato tantissimo in quei 45 minuti, poi lei me l'ha spiegato perché ha parlato tantissimo, perché la Madonna le ha parlato della sua vita, non della vita della Madonna, di quella di Vischa, che riguarda il futuro. Dopodiché
Dopodiché, nel bel mezzo, senti che Visca dice il Padre nostro e gloria al Padre ad alta voce e senti la sua voce. Poi di nuovo scompare. 45 minuti in piedi, neanche sapevo che c'ero. Io la guardavo, cercavo di infilare la sua attenzione, toccandola col gomito. Era come se non ci fossi. Ora, voi chi conosce Visca, fatela stare 45 minuti. Senza che guardi di qua, di là, parli con questo o con quello. Niente. Assolutamente nulla. Era in un altro mondo. Totalmente assorto in un altro mondo. E alla fine, quando è terminata l'apparizione, mi ha spiegato, sono rimasto in piedi perché la Madonna mi ha detto di stare in piedi, l'unica cosa che mi ha detto, la Madonna mi ha parlato della mia vita. Ecco, questo. Allora io un'apparizione, l'ho vista da vicino, è un fenomeno inspiegabile. Tanto più che questo modo di essere lo vedo durante l'apparizione, mai dopo 5 minuti che finisce l'apparizione, subito una persona torna normale. Ma questo, tutti quelli che sono stati con i veggenti sanno benissimo che è così. Quindi anche il fenomeno dell'apparizione è inspiegabile, dateci una spiegazione. Cioè, tutte queste cose spiegatecele. Diteci perché non sono motivi di credibilità. Per me sono motivi di credibilità. Cioè la durata delle apparizioni, la stabilità dei veggenti, la concordanza dei veggenti, non si sono mai contraddetti, sono stati alla disposizione della Madonna, che ha le apparizioni chi non le ha. A volte, Visca per 5 volte, che io sappia, forse anche di più, la Madonna gli ha chiesto un digiuno dell'apparizione di 40 giorni, un sacrificio che la Madonna le chiedeva. Mi ricordo che quando l'ha chiamata e ha detto per la quarta volta, gli ha chiesto il digiuno di 40 giorni, Visca le ha detto, ma mi avevi detto, cioè la terza volta, ma avevi detto che era l'ultima volta. E la Madonna le ha risposto, Visca ho bisogno, cioè ho bisogno di questi sacrifici. Spiegate tutto questo, dico, è inutile, cioè non si può accettare sotto un profilo, come si dice, non si può accettare. Sotto il profilo della serietà, che uno mette una croce e cancelli via tutto. E questo, ci sono diversi studiosi di Medjugorje che fanno queste cose. E cioè, alla fin fine, vanno a cercare il pelo dell'uovo di qua, vanno a cercare il pelo dell'uovo di là, vanno a vedere se quel veggente ha fatto una casa o quell'altro. Cioè, scusate, abbiate pazienza. Quindi c'è tutta una serie, cari amici, di riflessioni, di ragionamenti a favore al 100% della credibilità di Medjugorje. Poi, come dire, io personalmente con il soldo Medjugorje già credevo, cioè, quando ho sentito per la prima volta il nome di Medjugorje, ero a tavola, mio confratello tornava da una scuola, ha detto, ho sentito i ragazzi che parlavano di Medjugorje, eravamo nel 1982, questa località qui dove appare la Madonna, cioè io quando ho sentito quel nome lì ho capito subito che doveva andare, però per motivi vari sono andato solo nell'85, praticamente 3 anni dopo, 2 anni dopo per la verità, nel marzo dell'85, perché era nella cortina di ferro, non ero psicologicamente preparato, ma io già credevo, con Sato già credevo, sapevo già che era tutto vero. Però poi, con la consuetudine che ho avuto, diciamo, di seguire le apparizioni già da allora, quindi, e poi di sentir parlare di quello che era avvenuto prima, personalmente ho parlato anche il croato, perché ho parlato non solo con i veggenti ma con le loro famiglie. Ho assistito prima a Mari, poi Visca per anni e anni e anni, durante l'estate, anche durante il tempo delle vacanze di Natale, nella traduzione ai pellegrini. Quindi ho sentito quel che loro dicevano, le domande che faceva la gente, come si comportavano. Io ho visto delle cose incredibili. Ho visto Visca che dal mattino presto parlava ai pellegrini sulla scala fino alla sera, senza mangiare,
e i mercoledì e venerdì senza neanche bere. Cioè, ho visto, cari amici, l'amore, la risposta della gente alla Madonna, insomma. Quindi, tutto questo dà una credibilità, a mio parere, al 100%, perché allora, scusate, se io non appartengo a una corrente di pensiero secondo cui 2 più 2 fa 4, poi fa 5, poi fa 7, poi fa 3, poi fa 2, no. Per me 2 più 2 fa 4, punto e basta. E non parliamo poi delle conversioni, scusate. La Madonna l'ha detto perché ci sono le conversioni. L'ha detto lei perché ha detto che io qui a Medjugorje do una grazia particolare di conversioni. Ed è per quello che il santuario mariano di tutto il mondo dove ci sono più conversioni. Più conversioni e più confessioni. L'ha detto la Madonna. Allora, tutto questo, cari amici, perché vi ho fatto tutto questo discorso? Vi ho fatto tutto questo discorso perché vedo che c'è tanta gente che dubita, soprattutto è soggiogata dalla propaganda delle televisioni che distruggono e insomma anche personaggi importanti, ma me la sarei aspettato, a cui, che io accreditavo per serietà professionali, ma non, tali non sono, che non danno informazioni adeguate, che parlano solo per demolire. Queste cose vanno dette, è ora di finirla. Ma lo dico per il vostro bene, per il bene di quella gente lì, è ora di finirla, perché il futuro è di Maria. Cioè il futuro verso il quale noi andiamo incontro è un futuro che Satana sta portando alla catastrofe. E il mondo le corre dietro. E la Madonna ha detto, attenzione, che il futuro è al bivio, cioè il futuro ci porta a un bivio. Il bivio è la via della morte e la via della vita, ma quelli che percorrono la via della morte sono la stragrande maggioranza. Stiamo attenti. Stiamo attenti perché nel tempo dei segreti è la Madonna che ha in mano lo scettro del comando.